questo Palermo di Produzioni, una piccola palaccheria. Ringrazio ovviamente un voto il cordello di nome. Federico, grazie al professor Alberto Bertoni, scusate, che ci hanno dato disponibilità per parlare di questa avventura nella traduzione. La chiamo avventura perché si va da Shakespeare a Transtromer, quindi insomma il percorso è molto ampio. E dico grazie a voi. Grazie a lei. Parti tu, Alberto. Va bene. Beh, dunque intanto non so se interessa a qualcuno, chiaramente il mio legame con Franco Buffoni è un legame davvero poetico, perché Franco Buffoni è uno dei poeti portanti, mi viene da dire, della tradizione contemporanea. Uscirà verso la fine di aprile la raccolta delle sue poesie prodotte fin qua in prima persona per gli Oscar Mondadori. Questo vuol dire, ho avuto il privilegio ieri di ricevere la copertina da lui, e questo vuol dire una cosa molto importante, non tanto legata agli Oscar in sé o alla Mondadori in sé, ma legata al fatto che quindi d'ora in poi la poesia di Buffoni sarà tra le poche che si potranno leggere, che si potranno acquistare in libreria, perché uno dei grandi problemi della poesia contemporanea è quello di non trovare i materiali, i testi della poesia contemporanea. E anche se io pratico da molti anni delle forme di performance, ho inciso qualche CD, eccetera, sono però tra le persone che rimangono convinte del fatto che la poesia sia legata a un testo scritto, che poi sia giusto da parte degli autori presentarla in giro, eseguirla, performarla, appunto, come si dice con un bruttissimo anglismo, che però la poesia sia un testo scritto che viene trasmesso attraverso la forma del libro o del file, per carità, o dell'ebook. Non sono uno di quelli che va ad annusare la carta o l'inchiostro più di tanto, qualche volta lo faccio, ma non sempre. Però tutto sommato la poesia è un testo scritto che viene trasmesso da una coscienza che lo ha prodotto a un'altra coscienza che deve in qualche modo eseguirlo, deve in qualche modo ripercorrerlo, deve in qualche modo riviverlo attraverso la lettura, e possibilmente attraverso la lettura anche imprimerselo nella mente, imprimerselo nella memoria. E quindi il fatto che la poesia di Buffoni tra poche settimane sarà disponibile appunto in un Oscar, che è un libro che rimane, che va in tutte le librerie, che verrà ristampato nel corso degli anni, è un fatto importante, è un fatto che colloca davvero Franco Buffoni in quell'Olimpo ristrettissimo di poeti contemporanei e viventi e ancora operanti, che potranno essere trasmessi attraverso un corso universitario, potranno essere comunicati agli studenti, e quindi è un fatto molto positivo. Poi Franco Buffoni è un traduttore, è un esperto straordinario di quella brutta scienza contemporanea, brutta come nome, che si chiama traduttologia. Con un mio caro amico e concittadino che era Emilio Mattioli, che purtroppo non c'è più da qualche anno, ha prodotto una delle riviste più importanti, più interessanti che ci siano state nel mondo della poesia italiana degli ultimi anni, che è Testo a Fronte, e di questo tutto il mondo della cultura italiana e della poesia italiana gli è grato, ed è grato anche a Emilio Mattioli e ad Allen Mandelbaum con lui. E quindi semplicemente stasera Franco Buffoni ci presenta, a distanza di 13 anni dal precedente Songs of Spring, canzoni di primavera, un altro quaderno di traduzioni, una piccola tabaccheria, che è un sintagma che viene da una poesia di Ezra Pound, The Lake Isle, l'isola del lago, che Franco ha tradotto davvero Varesotto, ha tradotto l'isolino, pensando a un'isola, un isolino che è sul lago di Varese. Quella è la sua origine, anche se lui adesso vive a Roma e buona parte della sua storia universitaria l'ha condotta all'Università di Cassino. Ebbene, appunto, con il titolo Una piccola tabaccheria,
questo sintagma da Pound, a Little Tobacco Shop, Buffoni ci consegna un altro quaderno di traduzioni. È vero solo fino a un certo punto che si va da Shakespeare alla contemporaneità. In realtà questo quaderno di traduzioni è un libro molto più arrischiato e molto più radicale rispetto a Songs of Spring, dove pure avevamo trovato una preponderanza dell'inglese, avevamo trovato qualche isola latina, avevamo trovato anche lì Shakespeare, eravamo scesi attraverso un autore a cui Franco ha portato fortuna, come i veri poeti portano sempre fortuna, Thomas Tranströmer, che è l'ultimo premio Nobel per la letteratura svedese. C'erano anche lì degli esempi di fiammingo, di lingua fiamminga. C'era un omaggio nel finale a Bernard Simeon, grande poeta e traduttore dal francese, francese, morto lui invece nel frattempo, ahimè troppo precocemente. Insomma, Songs of Spring era un libro più, diciamo così, era un quaderno di traduzioni più tradizionale, se vogliamo addirittura più legato al quaderno di traduzioni montaliano, che addirittura risaliva alla fine degli anni 40. Era in qualche modo il Buffoni anche traduttologo che c'era di mezzo e che esponeva attraverso il lavoro della traduzione, esponeva anche le sue teorie sulla traduzione e della traduzione. Una piccola tabaccheria è un libro che io ho amato invece in modo più radicale, più estremo, e mi verrebbe da dire, se lui non si offende, non se la prende, che questo è un nuovo libro di poesia di Franco Buffoni in prima persona, ed è un libro, una piccola tabaccheria, nel quale sì, certo ci sono le versioni, i testi a fronte, dallo svedese, dal fiammingo, dall'inglese, dallo spagnolo, dal francese, perché è molto larga, è molto ampia la gamma di lingue che Franco conosce, addirittura c'è un esordio dall'arabo, non poco... non poco sorprendente, no? Questo comunque straordinario poeta che è a Fez, certo, è stato fatto a quattro mani, questo poi ci racconterai tu, non mi interessa adesso andare a verificare quali sono le lingue con le quali ti trovi più a tuo agio, che conosci ovviamente l'inglese, il francese, quello sei stato docente in qualche modo, quindi non sono certamente in dubbio. Non è una cosa interessante questo, l'andare a verificare quanto il traduttore conosce, perché penso che uno dei poeti che io ho amato di più e amo tuttora di più e con il quale sono stato almeno per un decennio in dialogo diretto, che è Giovanni Giudici, al quale rivolgo anche un pensiero, è quasi un anno che non c'è più, ha tradotto l'Eugenio Onegin di Pushkin senza conoscere il russo, e quindi, eppure è una traduzione mirabile, la sua è una traduzione poetica in poesia italiana, e quindi ha usato qualcuna, Giovanna Spendel nel caso, che ha tradotto materialmente il testo, poi lui lo ha trasformato da quel poeta mirabile che era, che è ancora, perché i poeti mirabili non muoiono mai davvero, ci consegnano i loro testi, le loro operazioni, quindi ormai da molto tempo non penso che sia importante verificare quanto il poeta che traduce conosca la lingua dalla quale traduce, è molto importante che traduca in una lingua poetica che funziona nella lingua di arrivo. Per questo io dico che in modo ancora più forte, decisivo e definitivo rispetto a Songs of Spring, questa piccola tabaccheria è un nuovo libro poetico di Franco Buffoni, tout court. E questo secondo me è un elemento molto, molto importante. A questo mio entusiasmo nei confronti di questo libro concorrono anche due coincidenze recenti che mi sono capitate, una recentissima perché risale proprio a mercoledì scorso, quindi una settimana fa, in cui mi è capitato di cenare proprio qui, quasi di rimpetto ai Carracci, con Seamus Heaney, che è uno degli autori prediletti da Franco Buffoni e con i quali Franco Buffoni è entrato in dialogo
più ravvicinato, questo già in Songs of Spring, ma in questo libro con una forza ancora maggiore, perché in questo libro non c'è solo la traduzione di alcuni testi, peraltro capitali, di Seamus Heaney, ma c'è la traduzione di una prosa straordinaria di Seamus Heaney dedicata a Mandelstam. E quindi un testo fondamentale per capire Mandelstam, non solo Osip Mandelstam, ma anche Nadiezda Mandelstam, cioè la moglie, della quale Heaney Buffoni specifica che probabilmente Osip, se non avesse avuto Nadiezda, non sarebbe stato addirittura lo stesso poeta. E questa è un'intuizione critica che credo sia capitale. Heaney li interpreta, li legge proprio come una sorta di coppia poetica, e anche questa è un'intuizione davvero molto importante che Franco fa propria. E quindi c'è questo pezzo di questo prosimetro, questo pezzo di prosa poesia che è straordinario, che è davvero nel cuore della piccola tabaccheria. E questa è la prima coincidenza, insomma, per quel po' di inglese che io riesco a biascicare, una lingua che leggo ma che faccio fatica a parlare, a capire. Heaney ha molto insistito sull'idea della traduzione come attraversamento da una parte e come proprio tradimento anche in qualche modo dall'altra, come qualcosa che è tutto nella responsabilità di chi traduce. Poi il tradurre porta in sé il travisare, il trasportare, il portare attraverso, che è la radice anche della metafora, il tradire, appunto, il traslare, e sono tutti elementi che fanno parte dell'esperienza del volgere una poesia da una lingua in un'altra, dove, insisto, la responsabilità integrale è la responsabilità di chi porta nella lingua di arrivo. Perché? Perché naturalmente uno, sì, certo, può rendere ed è chiamato a rendere in qualche modo anche una sorta di letteralità tematica. Nel tradurre non è che uno possa cambiare l'oggetto testuale con il quale si confronta, e però cambia totalmente quella che almeno è la metà del testo poetico e della lingua poetica, che è quell'elemento che noi chiamiamo di significante, dove appunto il poeta di partenza, il testo di partenza, se è un grande testo, come sono tutti i grandi testi, quelli che Franco rende in una piccola tabaccheria, dove appunto è voce, è suono, è musica, è impasto di lettera, è impasto di lettera scritta e quindi elemento visivo, iconico, che diventa lettera parlata nel pensiero e quindi lettera eseguita, lettera appunto trasportata, trasfusa in un ritmo, che è il ritmo del verso, che è il ritmo prima della lingua e poi è il ritmo del verso. E quindi è ritmo naturale ed è ritmo artificiale, come in fondo è ogni musica che si rispetti. Allora, quando un testo viene ricostituito per questo 50%, fatta salva, diciamo così, anche una letteralità tematica, un rispetto tematico del testo di partenza, viene trasfuso, trasposto, tradito in un'altra lingua, è chiaro che quel 50% richiede di essere trasfuso, trasposto, attraversato, trasportato in un'altra lingua poetica e quindi in un altro significante poetico, in un altro significante che sia icona visiva e che sia nello stesso tempo musica, che sia nello stesso tempo prosodia, che sia nello stesso tempo anche naturalezza della lingua, plasmarsi della lingua nella propria dimensione di arrivo. E qui vengo a quella che è l'altra, e poi do la parola al mio amico e collega Federico Condello e naturalmente a Franco, che spero ci leggerà anche qualche verso, all'altra coincidenza. Sono, ahimè, una persona, qui chi mi conosce sa che è vero quello che sto dicendo, che non sa dire di no.
è il mio difetto più, più brutto, credo, che nasconde una certa generosità, ma che poi nasconde anche una certa così incapacità di relazionarmi bene con la realtà della letteratura. E a metà gennaio sono stato incastrato da un amico caro poeta, uno di quelli a cui a maggior ragione non so dire di no, che è Paolo Fabrizio Iacuzzi, un poeta pistoiese, molto bravo come poeta, ma anche funzionario editoriale di Giunti, il quale proprio mentre io arrivavo alla fine di questa impresa, di questo libro che uscirà dal Mulino a fine aprile sulla poesia contemporanea, mi ha incastrato a dire: guarda, sono in una situazione molto brutta con Giunti, ho bisogno del tuo aiuto, dammi una mano a ritradurre in poesia italiana 50 sonetti di Shakespeare. E io non ho saputo dirgli di no e mi sono consegnato, i tempi erano strettissimi, a 20 giorni e 20 notti di follia, perché naturalmente ritradurre in poesia italiana 50 sonetti di Shakespeare che erano stati mal tradotti in lingua italiana, ma non in poesia italiana, da una persona di cui non si doveva neanche fare il nome, una persona che aveva in qualche modo tradito il suo contratto, non un poeta, quindi non sto nascondendo follie fatte da altri poeti. Ecco, io ho pagato a carissimo prezzo questo aver detto di sì a Paolo Fabrizio Iacuzzi, sono entrato in una sorta di incubo, perché non sono riuscito naturalmente in 20 giorni e 20 notti a dare una versione neanche decente dei 50 sonetti di Shakespeare che mi sono accollato. Nel momento stesso in cui mi accollavo questa follia, avevo ricevuto la piccola tabaccheria che avremmo dovuto presentare a febbraio, perché poi la neve lo impedì. E allora, quando ho letto come Franco aveva reso 4 sonetti di Shakespeare, ho capito che cosa voleva dire tradurre davvero i sonetti di Shakespeare. A me sono venuti dei versi lunghissimi, perché ovviamente rendere l'inglese in italiano vuol dire andare al di là, naturalmente, dell'endecasillabo, andare al di là della misura italiana. Ho cercato di lavorarci, di limare, ma insomma non ci sono riuscito. Vi regalo soltanto questo sonetto 48, che a me è venuto malissimo e che invece a Franco è venuto in modo straordinariamente bello ed efficace, come fui attento prima di partire. Come fui attento prima di partire a mettere sotto chiave i miei gioielli, che restassero intatti e custoditi, lontani dalle mani dei rapaci. Ma tu, conforto un tempo, oggi mia pena, tu al cui confronto ogni tesoro è nulla, tu mio gioiello e mia consolazione, sei invece preda ad ogni volgare ladro. Non ho trovato scrigno per rinchiuderti, se non dove non sei ed io ti sento, nella dolce prigione del mio cuore, da dove puoi entrare e a tuo piacere uscire, per essermi rubato poi, io temo, perché con te ogni virtù barcolla. Ecco, questa è una magnifica traduzione, una magnifica resa di Shakespeare, che è difficilissimo da rendere in italiano, e ci si sono scornati Ungaretti e Montale, e forse davvero Giudici nei suoi 14 sonetti è quello che l'ha tradotto meglio. L'ha tradotto meglio prima di questi 4 di Franco, che sono davvero un esempio straordinario di resa in poesia italiana di un testo altissimo del 1609. Io di questo gli sono grato, e gli sono grato anche, se non soprattutto, di avere accanto ai grandi, agli straordinari, a Wallace Stevens, a Joyce, a Kipling, a Pound, a Eliot, a Shakespeare, a Wilde, a Rimbaud e Verlaine, a Tranströmer, che davvero mi ha fatto pensare che finalmente un Nobel della letteratura è stato meritato tra gli ultimi che sono stati assegnati, gli sono grato, e a Philip Larkin, che è un altro dei miei prediletti, per avermi fatto conoscere dei poeti come Van Fleet, come Nolens, come Schouten,
come Ramiro Fonte e soprattutto come queste due autrici indiane, Sujata Bhatt e Kamala Das, che sono autrici più o meno della nostra generazione, nate negli anni 50, che insomma rappresentano la nuova generazione di una poesia apparentemente globalizzata, in realtà secca, veloce, precisa, come un dardo che mi ha colpito, e quindi la ricchezza di questa piccola tabaccheria è anche quella di avere fatto proprio da ponte tra alcuni capisaldi, a partire da Shakespeare, della tradizione occidentale e non solo, e questa nuova generazione, questa generazione dei cinquantenni che ancora non conoscevamo, almeno io non conoscevo, tradotta in lingua italiana e tradotta a un livello di poesia così alta, hai reso, Franco, un servizio veramente molto importante a tutta la poesia occidentale, quindi te ne siamo grati, ma hai reso un servizio soprattutto alla tua storia poetica, perché insisto molto sul fatto che Una piccola tabaccheria è un magnifico libro di poesia italiana contemporanea e ti appartiene. Grazie. Grazie, grazie. Federico, tocca a te oppure... Tocca a me, come preferite. Se no, vuoi, dai, io sono... terrei il piatto forte, no? Io mi ritaglio il ruolo, non avendo io certo i titoli che ha Alberto, per parlare da presso del testo, mi ritaglio il ruolo di piccolo, se vuoi, intervistatore, cioè alcuni punti che mi hanno colpito, alcuni spunti che rigiro a te per... se non in forma di domanda esplicita, che in forma di domanda implicita. Parto dall'inizio, cioè parto dal sottotitolo, quaderno di traduzione. Quaderno di traduzione significa immediatamente affiliarsi a un genere. Affiliarsi a un genere che naturalmente nella tradizione italiana evoca nomi da Solmi a Montale, Caproni, eccetera. E la prima curiosità, naturalmente, che sorge, visto che il sottotitolo si riproduce qui per la seconda volta, appunto, è cosa significhi oggi affiliarsi a questo genere, cosa implichi in termini di scelta di poetica traduttiva, scelta di poetica più generale. Questo è un quaderno di traduzioni e ha le caratteristiche più esteriori, evidenti di ogni quaderno di traduzione, cioè il carattere fortemente personale della scelta, che quindi è una scelta estremamente ampia, che va appunto dal XIV secolo a poeti nati nel Novecento, negli anni 60 del Novecento, ecco, quindi arriviamo veramente ai nostri giorni, o agli anni tardi anni 50, ecco, forse il limite cronologico esatto. Direi che però, al di là del carattere di quaderno, di traduzione, appunto denunciato peritestualmente, è soprattutto un canzoniere, ha le caratteristiche del canzoniere, perché non può essere un caso che il libro si apra con, da Fez, non è elegante vantarsi dell'arte davanti all'amico, e si chiuda con una poesia, un avviso stupenda della Lewis, interrogatorio alla poetessa, che esordisce con un I blame translation, guardando al passato incolpo la traduzione. Straordinario testo, il cui antagonista è la cattivissima mamma, la cui regola è una lingua per la vita. È un meraviglioso elogio della poliglossia. Ecco, è chiaro che un testo di incipit e un testo di sigillo così studiati non saranno finiti lì per caso, e quindi il lettore tendenzialmente nevrotico compulsivo quale io sono si getta naturalmente a cercare tutte le possibili, che è la dannazione di un canzoniere, naturalmente la perfidia dei poeti che lasciano un canzoniere è questa, indurre i lettori a cercare tutti i possibili reticoli di senso nella disposizione concreta dei testi. Noto solo che verso il finale l'aspetto metatraduttivo si infittisce. Poi, lo citava prima anche Alberto, fino a dove il gioco di specchi si fa veramente barocco, alla traduzione di un saggio di Ini su Mandelstam, ma con, tutto sommato, anche su Tracy, cioè sul traduttore di Mandelstam. Qui davvero siamo al meta traduttivo, su questo è impossibile non provocarti naturalmente. Una seconda osservazione che farei, leggo dalla premessa, visto che stamattina in altra sede con Buffoni
Sirin Edgar, qui presente, abbiamo parlato della nota del traduttore come istituto fondamentale, quindi io attingo immediatamente alla premessa. E mi permetto di trarne questa citazione. L'unico modo che conosco per rapportarmi a un altro poeta è quello di incontrarlo poeticamente su un dato testo, un incontro che fa leva da un lato sull'incastro tra due poetiche, la poetica del tradotto e la poetica del traduttore, qui c'è un inevitabile richiamo a Danceschi naturalmente, dall'altro proprio su quel poiein, quel fare, che come ben sappiamo l'etimo della nostra poesia, e qui permetto una piccola incursione grecizzante, si dimentica un po', no, il destino delle metafore, quello di spegnersi naturalmente, che poi ei nasce come metafora, non è assolutamente il modo usuale per definire la poesia, matura come termine più o meno nel VI secolo e matura come termine polemico, perché c'è un saggio stupendo di un grecista che peraltro è anche poeta, franco-svedese, che è Svembro, sulla nascita del poiein come grande slogan dei poeti di contro all'arte figurativa, no? È una metafora strappata all'arte figurativa e all'artigianato. Quante di queste risonanze che poiein, al di là dell'appunto della grande mediazione anceschiana, naturale, obbligata, si possono ancora sentire in questa tua dichiarazione di poietica? Ultima cosa, poi lascio davvero la parola a Buffoni. La traduzione, ci sarebbe poi molto da dire sul concetto di fedeltà di cui Buffoni discorre nella premessa e che poi applica coerentemente nelle sue rese, concetto di fedeltà che, cito sempre lui, qui parafrasando a memoria, è finito il tempo delle dicotomie, va sostituito con il concetto di lealtà. C'è un passo di Bergman che io trovo sempre molto bello, molto ironico, naturalmente i traduttori quando parlano di fedeltà assumono accenti di passione coniugale ed è noto naturalmente, fedeltà non significa quasi nulla come noto né a livello coniugale né a livello traduttivo, e il concetto di lealtà che Buffoni sostituisce a quello di fedeltà richiederebbe probabilmente, e spero ci siano da parte sua, alcuni commenti. Ma il punto su cui volevo soffermarmi è questo: la traduzione ha più mani e la traduzione dà altra traduzione, perché Franco non nasconde, come è naturale, che nell'infinita gamma di lingue che questo libro presenta, in alcuni casi c'è stato il sostegno di uno specialista di quella lingua che ha fornito, se ho ben capito, una versione letterale sulla quale tu hai lavorato, in altri casi c'è stata la mediazione di traduzioni in altra lingua, già presupponiamo in lingua inglese. Diceva Sanguinetti, anzi lo ha lasciato anche per iscritto in uno dei suoi ultimissimi interventi sulla traduzione, quando produsse Ippolito Euripideo per Siracusa, che in fin dei conti la conoscenza delle lingue originali è utile ma non necessaria per il traduttore, e ciò che veramente importa è la conoscenza della lingua d'arrivo. Ma c'è un'altra frase di Sanguinetti che mi piace richiamare qui, cioè non si può che essere traduttori di traduttori, con evocazione naturalmente della famosa stoccata a Monti, insomma. Non si può che essere traduttori di traduttori perché ci si cimenta sempre, volenti o nolenti, anche con testi tradotti la prima volta, con un'intera storia traduttiva, un'intera storia di pratiche traduttive, di abitudini, di stilemi, in senso di buono o cattivo. Qui ci sono testi classici, cioè testi che hanno conosciuto miriadi di traduzione, e la ritraduzione è un sottogenere traduttivo importantissimo. Ci sono testi, credo, tradotti in assoluto per la prima volta nella nostra lingua. Quali trattamenti diversi hanno richiesto, è la domanda ovvia, queste diverse tipologie di testo. Altro ci sarebbe da dire, per esempio sono alquanto incuriosito e appassionato dall'uso del ritmo e del metro in queste traduzioni e da certe tendenze endecasillabiche che poi si rompono, e i sonetti shakespeariani da questo punto di vista mi sembra che inneschino dei meccanismi di attesa, di illusione studiatissimi, ma su questo poi eventualmente, se c'è tempo, mi permetto di farti qualche domanda più puntuale, e su ciò mi taccio.
Che dire, io ringrazio perché davvero, anzitutto ringrazio per questa ospitalità e poi avere due amici, due colleghi, due poeti che con tanta generosità hanno letto, hanno commentato, hanno chiosato, è qualcosa che veramente scalda il cuore e quindi io sono grato proprio nel senso etimologico. Tante sono le questioni portate alla vostra attenzione, io comincerei con leggere un testo giusto per dare proprio anche alla poesia agita il suo spazio e lo prendo proprio dal premio Nobel del 2011 Thomas Tranströmer, che io tradussi nel 95 in un seminario al Palazzo Ducale di Colorno tra poeti italiani e poeti svedesi e poi rividi con Tranströmer stesso nel 98 in un altro seminario che ebbe luogo proprio in Svezia e inserì alcuni testi di Tranströmer nel primo quaderno di traduzioni, Songs of Spring, con questo molto, molto monacale come veste grafica, mentre qui si sono sbizzarriti alla Marcos e Marcos, hanno fatto i birichini e io scrissi nella nota del 1999, a proposito di questo poeta svedese, scrissi esattamente queste parole. Sono convinto che Tranströmer sia in assoluto uno dei più grandi poeti viventi. Questo nel 99, non lo conosceva nessuno. E poi nel 2011 appunto ho vinto il premio Nobel e adesso con le traduzioni che circolano in Italia eccetera tutti si rendono conto che è veramente un grande poeta. Questa è stata una delle mie grosse soddisfazioni e la precedente dello stesso segno era quella con Seamus Heaney che io tradussi negli anni, addirittura negli anni 70, fine anni 70 quando ero in Inghilterra poi negli anni 80 quando Heaney ero a Cambridge venne a Cambridge a fare delle lezioni e lì potrei anche parlargli, fu dopo quell'incontro che Heaney mi mandò il saggio sui due Mandelstam e me lo mandò quando ancora perché diciamo rispondeva ad alcune questioni di cui avevamo parlato a Cambridge. E io lo tradussi per mio ammaestramento quel saggio, perché era arrivato inedito, insomma, non era nemmeno ancora concluso, ma lui me lo mandò come dire, guarda, ti sto rispondendo, e naturalmente si aprirono voragini di cose. E lo tradussi per mio ammaestramento. Poi successe che lui lo pubblicò in The Government of the Tongue, e poi io lo pubblicai in uno degli ultimi almanacchi della serie precedente all'attuale, e uscì nel 93, ecco questo per dire insomma, e quindi quando Heaney poi vinse il premio Nobel, io avevo proposto le mie traduzioni degli anni 70 e 80 da Heaney, le avevo proposte a tutti gli editori italiani e nessuno se le è filate, nessuno ne voleva, quando poi, e difatti le uscirono quelle traduzioni in un volume alla Fondazione Piazzolla, a Roma, cioè una fondazione privata, in un'edizione privata, limitata. E poi quando Heaney, dopo il 95, dopo il Nobel, tutti volevano tradurre Heaney, e vabbè, e allora a quel punto anche le mie traduzioni sono rientrate in circuito. Questo per dire, mi piace molto la frase che ha detto Bertoni poco fa, con riferimento appunto quelle piccole soddisfazioni che però a noi riempiono la vita, noi poeti riempiono la vita, cioè quello di trovare un grande poeta che è tuo e poi dopo va bene, dopo lo amano in tanti, magari anche un po' grazie a quello che sei riuscito a mettere nella tua lingua madre e questo ti dà gioia, però la gioia più grande per me è stato scoprire Heaney negli anni 70, tradurlo, amarlo quando non lo conosceva nessuno e lo stesso con Tranströmer, ecco, perché questo ti dà veramente, è come con l'amore insomma, è quando la cosa è bellissima ed è solo tua e ti appartiene e chi non capisce queste cose credo che perda un po' del piacere del vivere. Quindi ve ne leggo una molto breve di Thomas Tranströmer, che aveva mosso poi una serie di successivi ragionamenti anche per quanto riguarda la mia stessa poesia di cui ha parlato poco fa Bertoni, ma qui il discorso mi porterebbe lontano poi dalla traduzione in senso stretto e agito e quindi mi fermo. Questo testo di Tranströmer si intitola «I ricordi mi vedono».
Una mattina di giugno, in cui era troppo presto per svegliarmi, ma troppo tardi per riprendere sonno, devo uscire nel verde, che è colmo di ricordi, e mi seguono con lo sguardo. Non si vedono, si fondono completamente al paesaggio, perfetti camaleonti, sono così vicini che li sento respirare, benché il canto degli uccelli dia stupore. Cioè, la magia di questi paesaggi settentrionali, scandinavi, e questo fatto di farli diventare latini, in lingua romanza, insomma. Ecco, per cui io pensavo alla Valganna quando che sta questa valletta sopra Varese, che appunto poi arriva al lago di cui parlava Bertone. Ecco, questo è un po', e intanto rispondo anche ad alcune delle domande poste amabilmente da Condello. Certo, il tradurre in questo modo è un'operazione di grande privilegio. Io da giovane traducevo, come si dice, per la pagnotta, o mi sono sciroppato per libri di scienze politiche, di storia, traducevo per Garza. Allora c'era molta richiesta, parlo dei primi anni 70, avevo fatto una biografia di Kissinger di 400 pagine, il segretario di Stato. Una cosa, però vabbè, poi dopo fortunatamente l'Università Italiana mi accolse tra le sue materne braccia, e da allora poi io cominciai a tradurre solo per il mio gusto, insomma. Oddio, mi sono fatto tutti i poeti romantici inglesi, che non è poco, insomma, come dimensione, quel che sono usciti, il Cofanetto da Bompiani, due volumi, e poi è uscito da Mondadori l'Oscar sono 900 pagine con i poeti romantici inglesi. Fare un lavoro abbastanza. Però anche lì ho antologizzato 32 poeti romantici inglesi, però all'interno della loro produzione ho scelto poi ciò che io amavo, eccetera. Poi vabbè, di molti di questi poeti ho fatto anche proprio i singoli volumetti di Coleridge, di Byron, di Keats, eccetera. Ecco, questo per dire, quindi, un rapporto che è d'amore, nel senso che poi nel quaderno di traduzione finisce, certo, ha letto benissimo quel sonetto di Shakespeare, Bertoni, ma quanti ne ho tentati prima di azzeccare? Cioè, e questo è un po' questo il punto, insomma. Cioè, io capisco l'angoscia quando ti capitano 50 sonetti, ma io non comincerei neanche se mi capitano 50 sonetti in 20 giorni, proprio perché capisci che hai a che fare, sei in un'ottica di traduzione di tipo estetico, perché proprio la distinzione per me fondamentale è quella: una traduzione di tipo sociale, una traduzione di tipo estetico. Se c'è un poeta lituano che non è mai stato tradotto e io ho una ragazza alla pari che mi aiuta a tradurre il poeta lituano, possiamo anche dire, ecco, guarda, grosso modo suona così, meglio che niente, se no non ci sarebbe nemmeno il nome di questo poeta lituano, ed è un discorso. Ma se io prendo i sonetti di Shakespeare, che sono stati ampiamente tradotti e ritradotti nel corso dei secoli da tanti traduttori, poeti traduttori e quant'altro, è evidente che lo faccio con un'ottica esclusivamente estetica, e allora è chiaro che poi io alle stampe do soltanto quello di cui sono convinto, perché non mi metto certo a rischiare con qualcosa che in primis non suona neanche a me, e quindi tantomeno può soddisfare un ipotetico lettore. Ecco. Quindi sto dicendo, sei in una situazione di privilegio quando non devi tradurre per la pagnotta, quando puoi trascorrere, puoi scegliere, vedo un film su Sky o traduco un sonetto di Shakespeare stasera. E questa è una bella libertà che ti puoi permettere, no? E quindi in questa ottica ecco che il tradurre diventa veramente un piacere. Poi ci vuole il tempo, perché è come con la poesia in proprio, non è che quando tu scrivi sei convinto, sei sicuro, è tutto a posto, la devi rivedere, ti deve passare del tempo, deve inserirsi nel macrotesto in un certo modo, e quindi questo secondo quaderno di traduzione esce a distanza di 13 anni dal primo. Ecco, cioè c'è stato, poi ho detto, bisogna che adesso mi decida se non muoio prima io, e quindi andiamo a dare una sistemata. E allora poi piano piano ho sistemato
tante cosette e ho recuperato tra l'altro anche molti amori giovanili come questo scambio Rimbaud-Verlaine che con anche un po' di Baudelaire a un certo punto che faceva parte appunto, io ho avuto Carlo Bo come professore di letteratura francese e mi ricordo che Carlo Bo insomma insisteva molto su questi autori. Io sono stato parecchio fortunato perché poi ho avuto Claudio Gorlier come professore di letteratura americana e quindi anche come italianisti, come latinisti, ho avuto Grilli e Cazzaniga per latini, per cui insomma ho avuto dei maestri a cui, che anche con la traduzione avevano esperienze proprio di prima mano. E quindi magari vi leggerei qualcosa di questi francesi che non avevo tradotto all'epoca, li ho proprio ripresi in questi ultimi anni e cercando di compiere qualche operazione di tipo intertestuale, direbbero i professori. Per esempio questo Paul Verlaine che compone un testo e lo intitola L'Apollon de Pont-Audemer, cioè l'Apollo di Pont-Audemer. Pont-Audemer è un sobborgo di Parigi e questo giovane lo descrive come un dio a cui non resiste nessuno perché le ragazze sono ai suoi piedi, perché è bello, perché è forte, e poi finirà come finirà, con una pallottola in guerra, col cranio sfondato, eccetera, eccetera. Ecco, e io per dare questa idea periferica di bel ragazzo forte, che però poi può qualunque, basta una pallottola, basta qualcosa di tipo violento per stroncarlo, mi è venuto in mente quel titolo di Giovanni Testori che è Il Dio di Rosario. Rosario è appunto un sobborgo di Milano e lui è intitolato Il Dio di Rosario con la D minuscola proprio per indicare questo giovane forte eccetera che tutti ammiravano, ma poi è anche lo stesso tempo che uccide senza bisogno della pallottola, passano 10 anni ed è una ciofeca perché è così, il tempo non perdona, ecco. E dunque soprattutto quando si è agito soltanto il corpo, la forza, ecco che allora sono entrati tutti questi elementi di poetica. Io cerco sempre di rifarmi a qualcuno che ha già nella migliore tradizione, io credo, del concetto di intertestualità, addirittura se si risale al 600 italiano, no? Si diceva se una cosa un maestro l'ha già detta bene, dilla in quel modo. Ecco, non, e quindi è evidente che se già Giovanni Testori è arrivato a mettere il Dio di Rosario, come ha detto, è perfetto, il Dio di Rosario è la traduzione italiana di L'Apollon de Saint-Audemer, ecco, siamo lì. E quindi ho fatto questo testo e l'ho messo in dialogo con un testo, e questo è Verlaine, e l'ho messo in dialogo con un testo di 7 anni, a distanza di 7 anni, e invece Rimbaud scrisse il famosissimo Le Dormeur du Val, il testo dove c'è questo soldato che sembra stia dormendo e il poeta dice alla natura cullalo perché sta dormendo, e in realtà appunto era il Rimbaud della guerra franco-prussiana di Sedan, insomma nel 1870. Ecco. Allora adesso vi leggo qualche verso da questi due francesi che appunto sono per me un ricordo appunto dei miei 20 anni, ma penso che poi questi testi è giusto che in qualche modo rivivano nella lingua italiana, nella poesia italiana. Questo Dormeur du Val che diciamo ha questo canto, perché Rimbaud fa «C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus, dort. Il a été tendu dans l'air, sous la nuit, pâle, dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les lieux, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un son. Nature berce-le chaudement, la froid.
Le parfum ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. E il dormeur du vallo tradotto, lui dorme in fondo. Un angolo verde dove scorre un ruscello, lasciando sull'erba del bordo i suoi stracci d'argento, e dove luccicano dalla montagna i raggi del sole già intensi. Un soldato giovane, a capo scoperto, la nuca immersa nell'erba azzurra, a bocca aperta, dorme disteso e pallido nella luce. Dorme, coi piedi nei gigli, sorride come un bambino malato. Fa un sonno. Natura, culalo, a freddo, riscaldalo. Non sente più i tuoi profumi. Dorme nel sole, la mano sul petto, tranquillo, a due fori rossi sul fianco. E per tornare a quello Shakespeare che tu hai citato, andrei su quell'altro sonetto, il 33, che è quello, è l'unico sonetto tra l'altro tradotto sia da Montale sia da Ungaretti, per questo che mi ha fatto molto piacere cimentarmi con questo sonetto, perché voleva dire in sostanza entrare in un solco, in una tradizione. E io sono convinto, siccome Montale l'ha tradotto nel 47, mentre Ungaretti l'ha tradotto nel 43, sono convinto che Montale lanciò una sfida a Ungaretti, e Ungaretti fece una traduzione molto barocca, incontrò poeticamente Shakespeare proprio sul dato barocco, mentre Montale incontra Shakespeare proprio nel togliere il barocco e nella scarnificazione, perché il vero poeta scarno non è Montale, non è Ungaretti, è Montale. Ecco, Ungaretti aveva un forte dato barocco che nascondeva con la verticalità, invece nella traduzione dei sonetti, perché poi fa Vita d'un uomo, sono 40 sonetti che Ungaretti traduce, e poi come Le ascisse e le ordinate, Ungaretti va e fa 14 versi, perché sonetti sono, però arriva a farli di 17, 19, 21 fino a 23 sillabe, cioè si allunga, va in orizzontale invece che in verticale. Ecco, e allora mi intrigava molto mettermi su questa linea e vedere di che cosa tirare fuori. Adesso lui ha letto così bene il sonetto, il 48, e io mi ci provo col 33, perché tra l'altro anche Shakespeare ha un grosso portato barocco, soltanto che quando tu lo senti recitare a teatro è talmente veloce la recitazione inglese e, diciamo, molto più monosillabica e bisillabica di quanto non sia il polisillabico italiano, il polisillabico spagnolo, il polisillabico francese, per cui ti sfugge, ma quando poi lo vedi scritto e lo analizzi, hai una forte dimensione barocca, un marinismo, gongorismo, eufuismo, diciamo noi anglisti. Ecco. Allora, il problema era come rapportarmi con questo portato barocco dei sonetti di Shakespeare. Devo dire che tra Montale e Ungaretti ho scelto la linea di Montale. Ecco. Questo è stata proprio una scelta di fondo. E comunque il 33 suona in questo modo. Full many a glorious morning have I seen, flat at the mountain tops with silvery knee, kissing with golden face the meadows green, gilding pale streams with heavenly alchemy. Anon permit the basest clouds to ride, with every wreck on his celestial face, and from the forlorn world his visage hide, stealing unseen to west with this disgrace. Even so, my sun, one early morn, did shine, with all triumphant splendor on my brow, but out, alack, he was but an hour mine, the raging clouds masked him from me now. Yet him for this my love no whit disdains. Sons of the world may stain,
when heaven's sun stays. E qui ho messo un titolo che è poi il primo verso, molte volte l'ho visto al mattino, perché è il verso in cui l'astro solare si basa su una similitudine, così come l'astro solare può essere nascosto da delle nuvole basse che oscurano il cielo e lo nascondono, ma dietro le nuvole continua a brillare, allo stesso modo il mio amore è stato messo a repentaglio, il mio amore nei tuoi confronti è stato messo a repentaglio dall'azione vile che tu hai compiuto, e qui c'è la cosa del basest, che è basso, vile per le nubi, ma anche per l'azione volgare di tradimento, probabilmente il tradimento con la Dark Lady che Fair Youth ha commesso. Allo stesso modo però il mio amore continua a vivere, perché, come dice in un altro sonetto, tu sei l'unico che ha le chiavi del mio cuore. In sostanza questo di Shakespeare è proprio un canzoniere totale, l'unica differenza con i canzonieri di Petrarca è che qui sono tre le persone che agiscono e non sono due, perché oltre a Fergie c'è pure la Dark Lady a complicare la storia. Parlo da un punto di vista meramente banale, ecco. Dopo c'è tutto il resto. Molte volte l'ho visto al mattino corteggiare le cime dei monti, baciare i prati, dare vita all'acqua con l'alchimia dell'oro nello sguardo, ma poi sul volto si lasciava scorrere le nuvole più basse per sfuggire a occidente di nascosto. Così il mio sole una mattina mi brillò in fronte con tutto lo splendore, brillò, ma non fu mio che per un'ora. Le nuvole del mondo poi lo mascherarono, eppure non ha offeso il mio amore. Se si offusca il sole del cielo, può oscurarsi anche lui sulla terra. Ma non vorrei adesso esagerare con le letture, per cui ditemi voi se dobbiamo andare a qualche poeta del Novecento. Ecco, tu avevi citato prima questi poeti, perché ho usato l'inglese molto come insomma, al di là che è la lingua con cui ho maggiore dimestichezza, ma l'ho usato anche come strumento, proprio perché è l'inglese che mi permette di tradurre dalla poetessa gaelica, è l'inglese che mi permette di tradurre le poetesse anglo-indiane, e quindi è ancora l'inglese che mi permette di essere la lingua neutra con cui dialogo con i poeti appunto belgi, olandesi, fiamminghi e quant'altro, belgi di lingua fiamminga ovviamente, non i belgi valloni. E quindi è evidente che l'inglese a questo punto è una lingua agita a 360 gradi, perché va da Shakespeare appunto alle poetesse anglo-indiane, che forse tu conosci, Kamala Das, no, tu sei nato in India, ma tu sei poetesse anglo-indiane proprio zero, bisognerà regalarti un libro di poetesse anglo-indiane. Perché sono molto basate sulla questione della lingua, siccome la questione della lingua, lo dicevamo anche stamattina nel tuo seminario, è una questione che mi porto dentro da sempre, insomma, ricordo, tu hai citato prima Lanceschi, eravamo all'inizio degli anni Ottanta e Lanceschi allora era anche molto a Milano, e io gli avevo fatto delle domande proprio sulla questione della lingua, figurati poi allora, pieno anche di ardore, e Lanceschi mi lasciò sfogare e dopo mi disse: queste cose che mi chiedi mettile in poesia. E io scrissi una poesia che si intitola La questione della lingua, e lui me la pubblicò sul Verri, ecco, tra l'altro. Faccio per dire, quindi è una questione che sento da sempre. Ecco, quindi queste poetesse anglo-indiane, quindi ho scelte due,
perché per qualche anno ho fatto proprio i corsi di post-colonial, di poesia post-coloniale, si domandano ma perché devo scrivere in inglese? Eppure scrivono in inglese. E allora c'è questo rapporto con la lingua inglese, appunto, che ormai è un rapporto che praticamente è in tutti i continenti. Even water is scarce, beh, me la dico solo in italiano, anche l'acqua scarseggia. Questa è la Sujata Bhatt. Anche l'acqua scarseggia. C'è una bambina che regge una brocca nera sulla testa, vende acqua alla stazione, riempita d'acqua. La sua tazza d'ottone e la porge, sollevando le braccia al finestrino. Su, su, fino a me, che mi sporgo dal treno. Ma non riesco a pensare a lei in inglese. Mi chiedi che cosa intendo dire quando affermo che ho perso la mia lingua. Ti chiedo, che cosa faresti se avessi due lingue in bocca e perdessi la prima, la lingua madre, e non riuscissi a sapere davvero la seconda, quella straniera, non potresti usarle insieme. Anche se quando pensi finisce che fai così. Se poi ti capitasse di stare in un paese dove si parla un'altra lingua ancora, la tua lingua madre marcirebbe e ti morirebbe in bocca. Ecco, questo è ciò che capiscono coloro che appunto si trovano ad essere, e sono tanti ormai, al crocicchio di tante lingue diverse. Mi è capitato recentemente di sentire litigare una badante moldava con un curdo, un turco di etnia curda, in italiano, con un accento romanesco, con tutte le preposizioni via, tutte e due, vi assicuro che era qualcosa di poetico al massimo dei gradi, perché la lingua, come veniva agita in quel litigio tra queste due persone, ha qualcosa di grandioso. Ecco. E io trovo tutto questo, non so se questo sta accentuando una mia visione voyeuristica, ma trovo particolarmente interessante sentire come interagiscono. C'è un bar dove io vado a Roma, su vicino a Villa Borghese, dove non c'è un cameriere italiano, sono almeno 7-8 ragazzi e ragazze, ma tutti che provengono da zone diverse, da proprio... l'albanese, cioè, l'africano, cioè, e parlano in italiano e litigano perché hanno tutto questo lavoro da fare. È qualcosa di stupendo. Io sono convinto che il grande poeta italiano del XXI secolo sia già nato e sia figlio di qualcuno che tentava di pulirci il vetro al semaforo. Noi non lo sappiamo ancora. E sarà un bambino che avrà la fortuna di fare un bel liceo classico italiano, di studiare Tasso e Leopardi e quindi assorbire la nostra... Ma in casa sentirà degli odori, degli aromi, delle spezie, sentirà la nonna ancora parlare, avrà qualche cosa e ci darà la grande poesia italiana del XXI secolo. Sono convinto, anche se magari non farò tempo a poterla leggere, ma sono convinto che sarà così. E quell'altra poetessa anglo-indiana è la Kamala Das, il titolo del suo testo è I'm Indian, very brown, sono indiana, molto scura. Sono indiana, molto scura, nata a Malabar. Parlo tre lingue e scrivo in due, sogno in una sola. Non scrivere in inglese, mi dicevano, l'inglese non è la madrelingua tua. Perché non mi lasciate in pace tutti voi, amici criticoni, cugini in visita e quant'altro? Mettiti il sari, comportati da donna e sposati, mi dicevano. Impara a cucinare, a ricamare, a essere puntigliosa con le serve. Adattati al tuo ruolo di donna, indiana. Perché non dovrei parlare una qualsiasi lingua che mi piace? Mia diventa la lingua che io parlo, con gli stravolgimenti e le stranezze che ci metto.
tutto, diventa mia, mia e basta. È mezzo inglese e mezzo indiana, forse è ridicola ma è onesta, è umana, come sono umana io, non lo vedete? Questo di riuscire a dare voce a delle poetesse è qualcosa che mi dà una grande soddisfazione. E poi c'è quest'altra che invece cambia completamente, come è sempre una poetessa, è la Gwyneth Lewis, che è invece gaelica. E qui, siccome gaelico, sapete, è mettersi a confrontarsi con gaelico è come confrontarsi con l'etrusco, insomma. Però, appunto, io ho lavorato sulla versione inglese del suo testo e lei racconta una storia che è stupenda. Tutto vero che questa poi io l'ho anche rivissuta in una mia composizione e poi anche in un libro in prosa che ho fatto, perché questa storia che lei racconta è troppo bella. Interview with the poet. Interrogatorio alla poetessa. Looking back, I blame translation. Guardando al passato, incolpo la traduzione. Cominciai nel 73, nel cortile della scuola. Fu persino divertente all'inizio, una parolaccia per il gusto del suono, fakof! E mi piacque sentire l'odore di una seconda lingua in fondo alla gola, il morso amaro della sua chimica. Passai così a frasi intere, dietro la baracca, e tutto a un tratto, molto noiose, divennero le lezioni in gallese. Che lei veniva costretta a sentire le lezioni in gallese da questa madre pura e dura, è come se un friulano facesse sentire solo lezioni in friulano, perché alla fine pura e dura. Allora passai alla scrittura. Lessi Jeeves and Wooster, le storie di James Bond, tutte nascoste sotto copertine gallesi. Cioè lei comincia a leggere il libro inglese nascoste sotto copertine gallesi perché la mamma la sgridava. Funzionò per un po', finché la mamma trovò Dick Francis dentro il Bard Kirst, che sarebbe il testo sacro gallese, una sera dopo la funzione. Fui sgridata, percossa. Era una donna pura, la mamma, una lingua per tutta la vita. Per me ormai era troppo tardi. Continuai con il francese e le parole saborite di Flaubert e Simenon. Dovetti però aumentare le dosi, perché facessero effetto, trangugiavo dizionari dopo i pasti, non volevo fare brutte figure a lezione, una notte mi salì la febbre, avevo esagerato con Proust e svenne. Tornai solo al gaelico per un po', ma ormai lo sentivo come un porridge sciapo, dopo il sapore forte di quei dolci stranieri. Cominciai così a tradurre, ma tre lingue non bastavano più. Mi volsi anche al tedesco, a Rilke, perché il suono col CH mi era già familiare e il genere fa parte del gioco per una feticista della lingua come me. Su un umlaut ero capace di sudare per ore, l'umlaut, sapete, la diesel, il tremà. Su un umlaut ero capace di sudare per ore. Avrei bisogno di un partner poliglotta, ma sono scarsi in questa zona. Sposati! La stessa cosa dell'indiano. Perché questo, sposati, se mi fossi mantenuta pura, coi gusti semplici, la lingua gallese oggi sarebbe ancora viva. Detective, che vieni dal Giappone, insufflami all'orecchio una parola o due del tuo originale giapponese, solo per farmi un'idea, per favore, detective, ti prego. questa è fortissima. E poi un'altra poetessa con cui mi sono confrontato, questa però è breve, è la Kate Clancy. La Kate Clancy che scrive questa poesia si intitola Uomini e qui è di un'ironia e di una perfidia, ma di una bravura che veramente io ho gioito quando sono riuscito a venire a capo. Guardate, l'ho fatto in questo modo, vedete il suo testo originale come è condensato e io come ho dovuto sciogliere la versificazione italiana per farla funzionare, sempre con questo criterio che metricamente non commento perché ho due colleghi che
possono farlo molto meglio di me. E comunque questa poesia si intitola Uomini, e guardate, è di una sottigliezza, di una grazia, ma pesante. Odorano di bucato quelli che mi piacciono, ma di bucati fatti da altre. Sanno di mela e legno nuovo, portano il colletto floscio, slacciato. È il genere sportivo d'ossa solide, il mio. Atleti d'aria aperta e pelle fresca, che protendono il tronco per sentirci meglio, un po' arruffati, con scarso senso fiumo, non colgono i giochi di parole, ma hanno i soldi, le case, le automobili coi bambini dentro e posseggono e amano la terra. Lì si sentono a casa e a loro agio. Non sanno d'essere stati partoriti, né come sia difficile far nascere, perché colgono la vita come venuta giù dal cielo, dritta, come una palla da cricket presa bene, che ti riempie la mano. Li manderei tutti per mare, là, dove tra onde abbaglianti di luce intravedono la mia striscia di terra nera e ridono. Avete capito cos'è la striscia di terra nera? È tremenda quella che è veramente tremenda. Perché la striscia di terra nera è lei, è il sesso suo, ecco, e loro lo intravedono. Quindi questo fatto di avere questi uomini che le piacciono, però i bucati è meglio che facciano gli altri. Ma bucati fatti da altri. Riuscire a rendere questa ironia rappresa in lingua inglese, in italiano, vi assicuro che è un'impresa, perché l'italiano è polisillabico, ecco, quindi costringe inevitabilmente a un verso più lungo, e questa è un'ironia che è talmente legata alla velocità dell'eloquio che... problema delle lingue polisillabiche. Poi io sono un poeta di lingua romanza che appunto ha, e quindi uso una metrica bella, quantitativa, così, e poi ho a che fare con gente che quasi sempre usa metriche accentuative e con lingue molto più rapprese, e questo ti costringe appunto all'invenzione. Ma io se me lo vado avanti, però basta. Se fosse il pubblico ha qualche domanda. Io voglio chiedere se l'esperienza di aver tradotto tanto dalla lingua inglese a tanti livelli ha inciso direttamente sul suo uso della lingua italiana nelle poesie. Beh, ecco, diciamo che parliamo di qualche cosa che si sviluppa nell'arco di quasi cinque decenni, perché quattro decenni di vita adulta, però anche da adolescente avevo questo rapporto con l'inglese. Io credo senz'altro di sì, alcune cose mi sono state fatte notare anche proprio sul piano di una certa statistica. Io un uso del gerundio o del participio presente nella poesia italiana che è molto più frequente rispetto alla media, e io uso molto più gerundi, participi presenti, che non congiuntivi o condizionali, ecco, per dire. Questo sicuramente viene dalla frequentazione con la lingua inglese, però cerco sempre di non essere un anglista che scrive poesia italiana. Cioè, io sono un poeta di lingua italiana, di lingua romanza, che ha delle frequentazioni, ecco, questo cerco sempre di tenere il rapporto in questo modo. Quindi sì, senz'altro. Benché io credo sia inversamente proporzionale l'influenza che subiamo rispetto all'età in cui la subiamo, cioè a dire che le influenze che subiamo nell'età infantile e adolescente è senza dubbio più importante, più radicale che non quella che ci può accadere a 30 anni, a 40 o persino dopo. Quindi per la mia formazione, forse
sono stati ancora più importanti. Io ho avuto la fortuna di fare le scuole elementari ancora all'epoca in cui si imparavano le poesie a memoria, e quindi io in quinta elementare ho già introiettato tutte le gabbie metriche della tradizione italiana, tutte, anche se magari non ero consapevole, non le sapevo definire, ma le avevo dentro, le avevo assolutamente dentro. E in terza media avevo già tutte quelle latine, perché era così, facevano 6 ore di latino dalla prima media, per cui dicevamo oggi, seconda media traducevamo Cesare senza niente. Cioè era proprio la cultura che ti entrava, perché il tipo di scuola era quello, non sto dicendo che fosse meglio, perché era diverso rispetto all'attuale. E degli aguzzini tu, non dei docenti, evidentemente. Perché tanto era così, doveva essere così, e si cresceva così. Per me, voglio dire, io ho imparato l'inglese e mi dicevano: questa è una perifrastica attiva, I'm going to tell you, è una perifrastica attiva. Quello era la chiave per entrare nelle lingue moderne, il contrastivo con la grammaticalizzazione e con il riferimento al latino. Era quello che... Questa è un'oggettiva, guarda che in inglese I want you to go, è esattamente, è l'oggettivo. E tu incasellavi, perché avevi quella struttura latina e dalla struttura latina applicare le lingue moderne. Questo è il punto, insomma. Quindi questa è la deformazione. Questa è la formazione in qualche modo. Oggi non è più così, ma non lo è nemmeno per coloro che si laureano in inglese, non c'è più questa consapevolezza sintattica e grammaticale. Esiste tutto un altro modo che io non so che risultati potrà portare. Però certamente, come io sono stato educato, con questo rapporto severo, molto stretto, tipo grammaticale, con le lingue, mi aiuta. Io non potrei fare poesia diversamente da come la faccio. Dopo ti prendi delle libertà che magari sono semantiche, che magari sono... perché poi c'è la tua... Insomma, tu hai citato prima Lanceschi, voglio dire, Lanceschi dice, certo, moralità e ideali insieme a questioni tecniche questioni di formazione, per cui poi ci vuole la vita, ecco, la vita dopo ti dà le cose da dire, se te lo puoi dare. E là, allora c'è questa fusione che è inevitabile tra il bagaglio tecnico che in qualche modo ti sei formato e il che cosa vuoi dire, se hai qualcosa veramente da dire. Ecco, questo, credo che sia questo il punto. Diciamo che quando hai la pagina bianca e stai scrivendo poesia tua, questa cosa viene fuori più nettamente. In un quaderno di traduzione, come hanno detto giustamente loro, questa cosa viene fuori in modo un po' più mediato, ecco, un po' più traslato. Però io sono andato in quella direzione. Insomma, grazie. Grazie a lei. Si può al centro, dici. Il ruolo, io sedia centrale, ma devo andare a prendere un treno, quindi mi concedo. Sei stato registrato, bene, ti metteremo in rete. Anche in questa dichiarazione. Beh, è fondamentale. Una bottiglia di vino, però. Una bottiglia di vino, se deve scappare per un treno, così va via. No, ringrazio davvero di cuore Alberto Bertoni per questa testimonianza di amicizia. Che ha voluto darmi con la sua presenza. Spero che la registrazione sia venuta, così poi sarà in rete e ce la riascolteremo. Ancora grazie a voi. È il segnale fatale che no. L'incontro è giunto. L'incontro ora trova un trampolino. Cioè, trova il vino. Ciao, grazie. Certo. Arrivederci, grazie. Adesso non dimmi che hai cancellato tutto, eh? No, spero di no.